una scrittura spesso geometrica, quella di Faia, sicuramente rispetto a un Debussy, per esempio, per considerare un compositore di quel periodo, meno libera dal punto di vista dell'approccio pianistico. Faia è veramente molto dettagliato in ciò che richiede e lo schema ritmico è spesso molto stretto, se non che nell'ultima di queste pièce espagnole Faia si lascia andare forse anche a una maggiore passione, soprattutto nella parte centrale e finale. Poi c'è un climax che porta a un'espansione quasi romantica, no? Vero, e Faia qua nell'Andalusa proprio vuole rappresentare un po' questo senso un po' libertino, no? Dell'ambiente che c'era nel flamenco, che c'era nell'Andalusia. Secondo Faia lui diceva che no, c'erano due cantaori, cantanti, no? Cantaori è il termine che si usa per il flamenco, che cantavano la stessa canzone dello stesso modo due volte. Allora perciò lui ha lasciato questo pezzo molto libero per l'interpretazione di ognuno, per lasciare andare l'immaginazione e poter ricrearsi in queste armonie, in questi ritmi proprio che fanno questi cantanti dell'Andalusia. Poi possiamo anche dire che è un pezzo molto rappresentativo del flamenco, perché si basa nel fandango, un palo flamenco molto conosciuto, forse possiamo dire che è il più antico, proprio dove è nato il cante flamenco. E all'inizio proprio di questo pezzo si vede che suonano tutte le nacchere, no? È tutta un'esplosione di suoni e di festa, per poi nella parte centrale fare quello che avevo parlato all'inizio, il cante hondo, un canto molto profondo, molto sofferente, dove qua c'è proprio una libertà estrema, no? Dell'interprete e anche del compositore. E poi torna un finale molto melancolico, molto magico, secondo me. È un po' questa magia zingara, sai, con questo fuoco quando si fanno le feste nella campagna, no? Per finire poi nel nulla, no? E sparire. Infatti un finale esoterico, magico, come anche un po' il clima ad esempio di El Amor Brujo, altra opera capitale di Manuel de Falla. Allora ascoltiamo questa Andalusa, che personalmente è anche la mia preferita fra le pièce spagnole di Manuel de Falla. Ce la suona Maria Dolores Gaitán Sánchez. Thank you.
Abbiamo ascoltato Andaluza dalle quattro pièce spagnole di Manuel de Falla, interpretata da Maria Dolores Gaitán Sánchez, e qui siamo veramente nel cuore della musica flamenca, di cui abbiamo parlato oggi insieme a Maria Dolores Gaitán Sánchez e Danilo Lorenzini. E ci lasciamo sempre con la musica live qui a Radio Classica con un altro compositore spagnolo, quasi in forma di bis. Abbiamo Isaac Albéniz, altro grande genio rivoluzionario del pianoforte nella fine dell'Ottocento. Di Albéniz Maria Dolores ci fa ascoltare un capolavoro assoluto dal ciclo Iberia. Sono 12 brani ispirati quasi tutti alla musica andalusa e all'Andalusia come regione, tranne uno, il Lavapiés, che ha ispirato a Madrid, e questo che ascoltiamo è El Albaicín, che fa riferimento a un quartiere di Granada di fronte all'Alhambra, dove si trovano i zingari. Un pezzo, come sentiremo, ispirato veramente al flamenco nel modo più forte, nel senso più forte ritmicamente del termine, e alla chitarra, quindi c'è una mimesi della chitarra nel gesto pianistico e anche nella sonorità, come sentiremo, con il caratteristico alternarsi poi del flamenco nella copla e nelle parti invece più ritmiche. Ecco, ci salutiamo quindi sulle note splendide di Albéniz, e io ringrazio veramente molto Maria Dolores Gaitán Sánchez per averci suonato questa musica meravigliosa e averci fatto capire qualcosa di più sulla Spagna e su questa influenza fortissima del flamenco nella musica spagnola, e poi anche in altre musiche. Magari sarà un'altra volta occasione per vedere come questo si ripercuote anche in altra musica europea. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere essere oggi con voi e volentieri vengo un altro giorno. Benissimo, grazie anche a Danilo Lorenzini. Noi ci troviamo insieme a Danilo poi mercoledì per una puntata dedicata a Samuel Barber. E cambiamo completamente di zona geografica, allora a mercoledì. E ci salutiamo sulle note di Albéniz e l'Albaicín con Maria Dolores Gaitán Sánchez. Una buona serata, domani da Luca Ciammarughi.